Archiviata la delusione per il fatto che i Pixel non arriveranno in Italia, io ho deciso di andare a rispolverare il mio Pixel XL per andare a rispolverare anche una mia vecchia passione, ovvero quella del modding. Sì, perché si è aggiornata da poco la Paranoid Android, una delle pochissime custom ROM con un team che sono rimaste disponibili per il nostro robottino verde, si è aggiornata la 7.2, basata sempre su Android 7.1.2 Nougat, ma con interessanti novità. Quindi l'ho installata e ora vi faccio vedere velocemente come va, quali sono le novità più interessanti. Intanto, se vi possono interessare questo genere di video basati sul modding per altri smartphone, non vi resta che lasciare un like, un commento, insomma fatecelo sapere in qualche modo, così magari potremo metterli a calendario durante l'estate, visto che le presentazioni degli smartphone si diradano un po' di più e quindi c'è anche spazio per portarvi dei contenuti un po' diversi dal solito per quanto riguarda i video e gli articoli sul nostro sito. Bene, direi che possiamo incominciare. Una delle parti più carine di questa AOS PA la troviamo all'interno delle impostazioni del display, in particolare Color Engine. Praticamente potremo andare ad applicare dei temi scegliendo tra Default, Gray, Pixel oppure Dark, e vedete che qua in alto avremo già un'anteprima. Ma non è tutto, perché toccando qui in alto potremo andare ad applicare un accento colorato in base alle nostre preferenze. Per esempio, mettendo questa colorazione, vedete che all'interno delle impostazioni e poi in tutto il sistema ritroveremo questo accento di colore. La voce button è particolarmente ricca perché potremo andare ad abilitare delle operazioni e dei comandi sulla navigation bar. Per esempio, scegliere un'azione per la pressione prolungata, io ho messo di mettere in standby il display, e la stessa cosa potremmo farla anche per il doppio tap. Io per esempio ho messo di andare a dividere lo schermo in due parti. Avrete sicuramente intravisto questa voce, Pi Settings. Pi è una feature classica di Paranoid Android. Ora vi faccio vedere come è stata implementata. Andiamo ad abilitare lo schermo intero, anzi il full immersive, e vediamo che qua sotto può comparire questa sorta di torta, poi volendo la possiamo anche spostare su questo lato oppure anche sul lato destro. Praticamente andrà a sostituire la barra di navigazione, poi vi darà delle informazioni sulla batteria e sull'orario. Tra l'altro anche la modalità immersive è un qualcosa di extra, perché non c'è su Android stock. Possiamo scegliere tra full immersive, navigation only con la barra di navigazione e status bar only con solamente la barra di stato in alto. Una cosa che io trovo sempre utile è il quick pull down, ovvero tirando giù la tendina sulla parte destra andremo ad espandere direttamente tutti i quick toggle. Un'altra cosa che può sempre tornare utile è pocket detection. Infatti, se abbiamo lo smartphone con i sensori coperti, quindi potrebbe essere in tasca o per esempio nella borsa, lui automaticamente non andrà ad accendersi. Poi potremo tenere premuto il tasto power per andare a sbloccare e ad andare ad interagire comunque con il nostro device, anche se si trova con i sensori coperti. Nella schermata della batteria possiamo scegliere l'icona di rappresentazione e all'interno invece delle impostazioni di display possiamo andare a scegliere il colore del LED quando si trova in ricarica, personalizzando i vari stati con un colore diverso. Altra feature riguarda le applicazioni recenti, infatti potremo tramite questo tasto andarle a bloccare in memoria. Questo può essere utile nel caso in cui c'è un'applicazione che fa fatica a notificare in push. Infine avremo anche un extended reboot menu, infatti premendo su riavvia possiamo scegliere tra riavvia, recovery e bootloader. Ci sono poi altre feature, due applicazioni, Shuttle Plus, che è un lettore multimediale veramente performante, che normalmente costa 99 centesimi mi pare sul Play Store e qua è invece preinstallato gratuitamente, e il browser di Paranoid Android, che è una versione un po' modificata di Chrome e funziona veramente in maniera velocissima, quindi positiva anche questa cosa. C'è una feature che si chiama Accident Touch, che è stata aggiunta con questo aggiornamento, ma che non funziona sul Pixel XL, ma per esempio sì sul OnePlus 3 e OnePlus 3T, e va a bloccare sostanzialmente i tasti hardware quando siamo in gaming per evitare che vengano premuti senza volerlo. Ci sono anche altre funzioni che sono legate però a OnePlus 3T e OnePlus 3, e quindi questo mi fa pensare che insomma questi due device siano ancora una volta
i migliori per quanto riguarda il mondo del modding per chi è appassionato, piuttosto che i Pixel, che invece hanno ancora qualche problema anche solo con banalmente con le custom recovery. Tra l'altro, purtroppo sul Pixel non sono riuscito ad installare le Google Apps per un problema di compatibilità. Al momento non ci sono dei pacchetti disponibili. Immagino che questa cosa verrà fissata al più presto, altrimenti praticamente sui Pixel non è possibile utilizzare la Paranoid Android. Mentre invece per gli altri device tutti i commenti sono positivi, io quindi credo che per l'utilizzo quotidiano una prova ci potrebbe stare tranquillamente. Siamo arrivati però alla fine di questo video, quindi vi ricordo ancora di lasciare un like se vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale. Io sono Matteo e vi ringrazio di aver scelto ancora una volta Tutto Android. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!